l'ultimo attentato terroristico, le ultime vittime del terrorismo sono state qui ad Arezzo, marzo 2003, è una domenica mattina. Io quel giorno ero il magistrato di turno, cioè il pubblico ministero che si deve occupare delle emergenze, mi chiamano e mi dicono una sparatoria, morti e feriti a Castiglione Fiorentino. Per 22 anni è stato in prima linea rappresentando in tribunale la procura di Arezzo, che per 8 anni ha guidato come procuratore capo. Decine e decine i casi dei quali si è occupato, molti di questi hanno fatto la storia della provincia di Arezzo e non solo, come le indagini per lo smantellamento dell'ultima cellula delle BR. Gli ultimi terroristi sono stati arrestati grazie a questa indagine. Fine del terrorismo. Roberto Rossi è salito in cattedra al liceo Benedetto Varchi di Montevarchi per le lezioni di educazione civica organizzate dall'associazione Trastevere Arno. Come lo Stato democratico può reagire all'emergenza terrorismo? Il titolo dell'incontro. Il dottor Roberto Rossi, attualmente procuratore generale ad Ancona, già, come coloro che ascoltano sicuramente già sapranno, procuratore capo di Arezzo e, se posso aggiungere, anche un amico. La materia di cui parlerà il dottor Rossi la spiegherà lui stesso. Parleremo di terrorismo, di cosa ha rappresentato il terrorismo in questo paese, anche perché il terrorismo ha avuto un episodio, ahimè, drammatico proprio nella provincia di Arezzo, è l'episodio che portò all'uccisione di Emanuele Petri. Quindi è bene che questi ragazzi sappiano cosa c'è stato, sappiano cosa è stato il terrorismo e sappiano qual è stato il sacrificio di coloro che si sono opposti a questa violenza ed hanno difeso la democrazia nella quale essi vivono anche grazie al sacrificio di queste persone. Per i nostri ragazzi poter mettersi a confronto, ascoltare le parole di chi vive in prima persona le istituzioni è veramente una ricchezza e un regalo che l'associazione Trastevere Arno ci ha fatto alla nostra scuola. Tra i prossimi appuntamenti anche uno dedicato alle donne che nell'Aretino hanno ricoperto ruoli molto importanti. Farò una lezione sull'articolo 3 della Costituzione, ma mi sono concentrata sulle donne importanti di Arezzo nella storia che hanno conseguito un primato. Per cercare di non andare troppo nel generico, siccome molte delle lezioni sono di studio del territorio, ho fatto questa ricerca su queste donne dell'Aretino.